Questa è la prima mostra in assoluto su Battistello Caracciolo che si faccia a Napoli, il più grande pittore napoletano del Seicento dopo Luca Giordano. Non è proprio vero, diciamo che è un mentito, perché nel 1991 il compianto Ferdinando Bologna fece una mostra a cui partecipai anch'io che si chiamava Battistello Caracciolo e il primo naturalismo a Napoli. Però questa è la prima interamente dedicata a Battistello. Perché questo ritardo, lei mi dice giustamente? È una cosa fortuita, casuale. Nella storia dell'arte come nella vita ci sono cose che si fanno prima e cose che si fanno dopo. Questa però è una mostra diversa, per così dire, perché se è vero che Battistello Caracciolo è quanto di più vicino a un allievo il Caravaggio abbia mai avuto, è altrettanto vero che fu un caravaggesco infedele, un caravaggesco molto infedele, perché disegnava e affrescava e incideva. E poi c'è un'ultima cosa, che è il nostro asso nella manica. Ve lo dico? Certo. In questa mostra, dedicata a un pittore, soprattutto caravaggesco, c'è una cosa che di solito noi non associamo alle mostre caravaggesche, e cioè le sculture. Questa è una mostra dove ci sono sculture molto importanti. Pittura e scultura. Ci sono capolavori di Cosimo Fanzago che vengono da chiese di Napoli, capolavori di Pietro Bernini e capolavori di altri scultori fiorentini che lavorano a Napoli. È una mostra diversa. Le opere esposte vengono in parte da Napoli, ma poi vengono da molte collezioni europee, italiane, però anche all'interno delle cose napoletane ci sono delle autentiche sorprese. Tra queste, il restauro della pala di Battistello che si trova al Gesù Vecchio. Il Gesù Vecchio è una delle chiese più importanti del centro storico di Napoli, ma anche delle meno conosciute. Io non so se vi rendete conto di che cosa significhi riuscire a trovare un capolavoro di Battistello e a riscoprirlo in una delle chiese più famose della città. Sembra strano. La prima mostra di Caracciolo a Napoli è una mostra dovuta che si inserisce in un programma di mostre dedicate ai grandi artisti napoletani o non napoletani che hanno avuto un rapporto stretto con la città di Napoli. Abbiamo iniziato con Picasso, abbiamo fatto Caracciolo, stiamo facendo Caracciolo, Caravaggio. La lista è lunga, il progetto il programma è fino a 2027, quindi sono numerosi. Questa mostra ha come grande qualità di fare uscire una sensibilità particolare che va molto, molto oltre il rapporto di Caracciolo con Caravaggio, ma proprio con l'ambiente e la sensibilità di questo momento della storia. E questo grande colpo di forza è stato realizzato grazie all'avvicinamento della scultura. E sono dei accoppiamenti scultura-pittura che sono veramente convincentissimi, direi brillanti. Per arrivare a questo livello di sensibilità ci vuole essere non solo un storico dell'arte napoletano, direi si deve essere nato a Napoli, avere questa cultura nel DNA, nel sangue. E i due curatori, che sono Stefano Causa e Patrizia Piscitello, sono proprio nati in questo mondo e vivono in questo mondo quotidianamente. E la mostra riflette questa altissima sensibilità che nessun studio può portare avanti come l'hanno fatto. Con questa mostra noi rafforziamo il rapporto storico che già esiste tra Capodimonte e Palazzo Reale, perché sono due regge, insomma, quindi hanno un rapporto storico inscindibile. In più anche le collezioni dialogano, quindi abbiamo già altri rapporti di prestito, ma in questo caso a Palazzo Reale noi avremo la possibilità di vedere l'affresco di Battistello Caracciolo, quindi un oggetto che comunque non si poteva spostare per una mostra, che è in dialogo con i disegni preparatori che sono invece esposti qui a Capodimonte. E la cosa interessante per noi è che intanto la rarità di un affresco che per un pittore caravaggesco non è proprio la tecnica classica di un pittore caravaggesco, e in questo affresco che racconta le storie del primo viceré spagnolo di Napoli, Battistello Caracciolo inserisce vari ritratti, tra cui quello che è stato identificato come un ritratto di Caravaggio, allora morto da pochi anni.